Benvenuti ragazzi e ragazze. In questo video vediamo l'argomento che già colate lì in alto a sinistra, cioè quello sul massimo comune divisore e sul minimo comune multiplo. Beh, il primo, diciamo, poche volte capita di calcolarlo, il secondo assolutamente tantissime volte, giusto già per darvi un'idea, per ricordarvi un po' le applicazioni, già quando uno ha una frazione, la somma di due frazioni che hanno un denominatore diverso, per poterle sommare queste due frazioni dobbiamo assolutamente conoscere il minimo comune multiplo. Quindi è un concetto assolutamente molto molto utilizzato. Partiamo però dal primo. Quindi intanto qual è la situazione? Abbiamo più numeri, immaginiamo che ne so 10, 8 e 16. Va bene? E di questo vogliamo calcolare il massimo comune divisore. Beh, per poter procedere a questo, sia se vogliamo calcolare il massimo comune divisore che il minimo comune multiplo, dobbiamo fare la scomposizione in fattori. Beh, questi sono numeri dove è abbastanza semplice, però perché insomma si potrebbero fare quasi a 8, però proviamo a fare la scomposizione in maniera, come dire, canonica. Beh, per scomporre, iniziamo ad individuare un primo divisore di questo numero, per esempio 10. Un divisore sicuro è 2, no? Lo scriviamo qua a fianco, vedete, tiriamo la linea. 10 diviso 2 fa 5, va bene? Poi un divisore di 5, beh, ricorderete che 5 è un numero primo, quindi i numeri primi sono divisibili solo per se stessi e per 1. Quindi è chiaro che qui andremo a riscrivere 5, poi facciamo l'operazione, cioè 5 diviso 5, 1. Se vi ricordate, nella scomposizione in fattori primi, una volta che qui è arrivato l'1, perché lo possiamo anche riscrivere, ma abbiamo finito. Quindi qui abbiamo i due termini della scomposizione, cioè 2 per 5, va bene? Chiaramente scritti nell'ordine che ci pare. Andiamo con 8. Stessa cosa, anche se ripeto un numero abbastanza noto, ma facciamo finta che non lo sia. 8, beh, un divisore, un numero pari è sicuramente 2, quindi 8 diviso 2 è 4. Poi continuiamo, 4 è ancora un numero pari, quindi 4 diviso 2, quindi un altro divisore è 2 ancora. Beh, 2 adesso, come ricordavo già prima, per il 5, anche 2 è un numero primo, quindi è divisore. Ha come divisori o se stesso, quindi 2, o 1, ma 1 non ci interessa. Quindi ancora 2, 2 diviso 2 fa 1. Una volta giunti all'1, come ci era capitato nell'altra scomposizione, abbiamo finito 2 per 2 per 2. Chiaramente, quando abbiamo questa situazione, cioè un numero più volte, beh, utilizziamo la notazione di potenza, quindi 2 alla terza. Chiaramente, fosse stato, che ne so, 5. 2, 2, avremmo scritto 2 al quadrato per 5, va bene? Quindi non rimesso con il prodotto, perché se no non avremmo fatto nulla. E ricordatevi che questa operazione serve appunto a scomporre in fattori primi, quindi non avremmo mai potuto scrivere in questo esempio 4 per 5, perché sì, è una scomposizione, ma non in fattori primi. Perché? Perché 4 non è un numero. Quindi quel 4 l'avremmo dovuto scrivere come 2 per 2 alla 5, ovvero 2 per 5, 2 al quadrato per 5. Quindi come insomma abbiamo qui, non è nel nostro esempio. Scusate. Poi abbiamo 16. Facciamo questa scomposizione, sempre diviso 2, 8. Beh, vedete, noi quella dell'8 l'avevamo già fatta, la potremmo rifare, che era 2 alla terza. Quindi posso proprio scriverla, visto che già la conosco. 2 per 2 alla terza fa ovviamente 2 alla quarta, perché se vi ricordate proprio il concetto, in una delle proprietà, 2 per 2 alla terza, qui è come se ci fosse un 1, no? Sottinteso, si sommano gli esponenti nel prodotto tra potenze, quindi 2 alla quarta. E questa. Adesso abbiamo esattamente ciò che ci serve. Iniziamo con il massimo comune. Lo metto in verde almeno, quindi massimo comune divisore, si mettono i numeri tra 10,8 e 16, quindi così si legge, il massimo comune divisore tra 10,8
Scusate, fatemi cancellare un po' di sta roba, se no si diciamo sovrappone. Tra questi numeri, ok, qual è il massimo condiviso? Che dobbiamo prendere? Appunto lo sai. Dobbiamo prendere solo i fattori comuni e di quei fattori comuni, se ci sono, perché potrebbero non esserci, in quel caso il massimo condivisore è 1. Va bene? Quindi come se tutti avessero un per 1 e per 1. Quindi 1 c'è sempre come al più come massimo condivisore. Ma non è questo il caso effettivamente. Quindi fatemi togliere questi 1 sottintesi perché effettivamente non ci sono. Cioè non sono necessari questa volta. Beh, qua vediamo che c'è un termine comune a tutti, che è il 2. Vedete, il 2. 2 alla terza e 2 alla quarta, però qual è quello ad esponente più piccolo? È questo qui, 2 alla 1, quindi il massimo comune divisore tra 10, 8 e 16 è proprio 2, perché appunto questo è il numero, diciamo, che ha esponente più piccolo. Va bene? Invece andiamo a vedere il minimo comune multiplo. Adesso cambio colore, MCM, sempre tra che cosa? Tra 10, 8 e 16. Va bene? Qui invece che dobbiamo prendere? Se vi ricordate pure la frase che sicuramente molti di voi avranno imparato ed è bene saperla, dobbiamo prendere fattori comuni e non comuni, quelli comuni ad esponente presi ad esponente più alto. Allora, iniziamo da qua. C'è un 2. Va bene? E quindi lo prendiamo. Il 2 è fattore comune, va bene? Ma qual è l'esponente più alto tra questi? È il 4, quindi 2 alla 4. Poi c'è un 5 che è fattore non comune, infatti ce l'ha solo il primo, quindi se qui ci fossero stati altri fattori, non so, 3, 7, li avremmo tutti. Quindi ripeto la frase di rito. Nel minimo comune multiplo tra due o più numeri, tre, diciamo quelli che siano, si prendono i fattori comuni e non comuni, quindi i non comuni vanno presi tutti, quelli comuni ad esponente più alto. Chiaramente qui, per esempio, quando proprio nell'esempio che vi dicevo di fare la somma tra frazioni, difficilmente si lascia in forma esponenziale, quindi 2 alla quarta noi sappiamo che è 16, quindi 16 per 5, va bene? Facendo i conti quando sei 5, 80, va bene? Quindi andremo a scrivere il minimo comune multiplo sarebbe stato per questi tre numeri nell'esempio 80. Quindi invece il massimo comune divisore si prendono solo i fattori comuni ad esponente più basso. Qui invece prendiamo sia i comuni che non i comuni, quindi quelli che ce l'ha solo uno o più o due numeri, per esempio. Se uno di questi numeri avesse avuto un 5, chiariamo, non posso dire che è fattore comune, va bene? Perché non è, comune significa a tutti. Questa sì, lo è a due effettivamente, ma insomma, comunque avremmo preso chiaramente un solo fattore, quindi non tutti. Quindi i fattori comuni quando ci sono vanno presi una volta con l'esponente più alto. Quelli non comuni vanno presi tutte le volte, chiaramente. E per non comuni intendiamo pure che possono essere, come detto, comuni a due numeri, ma non a tutti. Va bene, quindi questi sono un po' i concetti che volevo richiamare di massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Come detto, non voglio svolgerlo, ma giusto per darvi un'idea, se io avessi avuto un sedicesimo più tre ottavi, più qual era il terzo numero? 10. Più 7 decimi, va bene? E qui giustamente per poter procedere a questa operazione, quindi la somma di frazioni, avrei dovuto trovare il minimo comune multiplo, che dove finisce? Noi l'abbiamo trovato che è 80, finisce come nuovo denominatore, cioè qua sotto, va bene? Quindi avremmo scritto 80 qua sotto. Vabbè, ma lo svolgiamo tanto è facilissimo. Come si fa poi? 80 diviso 16. E 80 diviso 16 viene 5. Quello che viene va moltiplicato per il suo numeratore. Quindi faccio tutti i passaggi proprio per almeno stavolta. 5
5 per 1, anche se banalmente è solo 5, più 80 diviso 8, quanto fa? Fa 10, quindi più 10 per il suo numeratore, cioè per 3, più 80 diviso 10, che fa 8, per il suo numeratore, che fa 7, va bene? E quindi avremmo avuto 80 uguale come 5 per 1 è 5, più abbiamo detto 10 per 3, quindi 30, e 7 per 8 56. Va bene? Quindi sommando qua abbiamo 86 e 5 91. 91 80. Poi vabbè, arrivato a questo punto, vi ricordate, si controlla che se si può eventualmente semplificare qualcosa, ma non vorrei sbagliarmi, ma 91 credo che sia un numero primo, quindi insomma 80 è un numero pari, la scomposizione l'abbiamo prevista, era appunto quel 2 alla quarta per 5, quindi sicuramente non c'è nessun fattore comune tra questi due. E quindi dicevo proprio nell'esempio veloce che ho voluto farvi vedere. Vedete, il saper calcolare il minimo comune multiplo tra numeri ci ha aiutato a risolvere questa frazione. Quindi, insomma, è chiaro che, come in ogni cosa, nei primi esercizi, si fa solo il calcolo del minimo comune multiplo fine a se stesso, quindi uno non ne vede un'applicazione pratica e diretta. Invece, appena, si iniziano a già manipolare, a elaborare le prime espressioni, quel calcolo, quindi del minimo comune multiplo, torna diciamo utile da saper effettuare. Quindi questo è un richiamo importante perché è importante saper fare il minimo comune multiplo. Come detto all'inizio, il massimo comune divisore è un'operazione che più raramente ci troviamo a dover fare, seppur utile ovviamente anch'essa. Però il minimo comune multiplo, soprattutto nelle espressioni algebriche tipo quelle che ho appena fatto vedere, sono assolutamente necessari. Quindi c'è bisogno di esercitarsi molto laddove uno riscontri difficoltà. E chiaramente l'esercizio sta soprattutto nel saper scomporre in fattori primi, perché non si possono fare i minimi comuni multipli a mente, tranne che non ci siano casi molto semplici, molto particolari. Se io ho 4 e 8, va bene, è chiaro che, insomma, vedo che essendo 8 dato da 4 per 2, insomma, il suo doppio, e va da sé che il minimo comune multiplo tra 8 appunto e 4 sarà il più grande, va bene, dei due, perché uno è il multiplo dell'altro, va bene? Quindi, che ne so, se avessi avuto 10 e 30, stesso ragionamento, tra i due si vede che il minimo comune multiplo, quindi tra 10 e 30, è direttamente 30, perché 30 è 10 per 3, va bene? Quindi qui sono quei pochi casi, per così dire, dove non è necessario fare il minimo, cioè fare la scomposizione, perché lo vediamo a caso banalissimo, abbiamo tipo un terzo più due terzi, abbiamo terzo, mettiamo 9, un nono più due noni. È chiaro che qui non c'è bisogno di fare il minimo comune multiplo, perché se hanno già lo stesso denominatore, è evidente che il minimo comune multiplo sarà se stesso, quindi scriviamo già direttamente, quindi 1 più 2 e quindi 3 noni, che va bene, no? Questo è banale. Caso si semplifica e diventa un terzo. Va bene? Quindi, tolti questi casi particolari o di numeri che sono palesemente l'uno il multiplo dell'altro, addirittura uguali nei denominatori, nel restante caso, diciamo dei casi, è ovvio che bisogna fare quel minimo con l'altro. Invece, in questi casi banali. Va bene, la lezione termina qui. Grazie a tutti.